il Parco della Gran Cia. Noi abbiamo avuto l'opportunità di vederlo, di rivederlo dopo 20 anni, ma per te che lo hai partorito 20 anni fa, oltre 20 anni fa, che cos'è oggi il cinespettacolo? C'hai rimpianti? Bah, partiamo intanto, è sempre una grande emozione perché è una storia che sopravvive ormai da 24 anni, 25 anni, quindi secondo me questa longevità di quel racconto è straordinaria, perché comunque le persone, anche se oggi sono molto meno effetti speciali, diciamo ha perso un po' della qualità artistica di un tempo, ma con i mezzi disponibili e con le difficoltà di questo momento, devo dire, fanno un'opera eroica, quindi per me io mi rendo conto che in Basilicata, dove tutto finisce molto in fretta, aver creato una storia che continua comunque a portare migliaia di persone ad essere interessate a questa storia e che vivono quell'emozione è un grande conforto, insomma. Io penso che sia una soddisfazione intima, profonda, bellissima, aver realizzato un sogno. Ha visto anche l'ultima edizione? Ci andrò, io aspetto sempre che la stagione vada un po' avanti perché so come funziona la dinamica anche dei volontari che devono prendere più confidenza con lo spettacolo. Ovviamente c'è sempre, come dire, il rischio di confrontare l'esperienza di ieri con quella di oggi e io spero che lo spettacolo riprenda nelle forme anche fastose di un tempo, che si avvalga di nuove tecnologie, che ci siano anche nuovi inserimenti, però devo dire che anche quello che ha realizzato Gian Piero Francesi in questi due ultimi anni, insomma, ancora fa sì che il tutto regga, ma regge soprattutto l'entusiasmo di chi vi partecipa, anche dei volontari, e questo credo che va tenuto in considerazione, perché molte vite di molte famiglie è passato per Gran Cia. Gran Cia ha visto 2.000-2.500 persone che sono alternate in questi anni, tutte le sere a raccontare questa storia bandita. E poi quello spettacolo ha innescato tutto un meccanismo culturale di produzioni, di libri, di storie locali, che sono tornati a interrogarsi sul brigantaggio e sul risorgimento. E quindi c'è stata una dinamica che è andata anche oltre la mia volontà di raccontare quella storia in modo artistico, di raccontare il mito del brigantaggio al di là delle singole vicende storiche, ma soprattutto le contraddizioni che hanno segnato quel passaggio così delicato che è stato il passaggio dal Regno di Sicilia all'Unità d'Italia. Resta però, secondo me, la favola, la fiaba, lo struggente racconto di un popolo che insorge e che aspira ancora oggi ad avere libertà, quindi credo che la chiusura dello spettacolo sia anche un auspicio per i nostri tempi. Lo riscriverebbe ancora? Assolutamente sì.